sono gli effetti di una notte ad alto tasso alcolico e non solo sui nostri figli? Abbiamo voluto provare a seguire un'autoambulanza della Croce Rossa di Milano per vederne gli effetti. Milano per 1038, cambio. Ascolto il 1038. Per voi intervento in codice giallo, corso Buenos Aires, discoteca, per un malore su un ragazzo di 20 anni. Il nostro amico. Niente, siamo arrivati qua e faceva così, faceva fatica a respirare. Ci ha preoccupato, ha detto chiamate l'ambulanza, ho chiamato l'ambulanza. È da un po' di giorni che continua a faticare, però... L'intervento che abbiamo appena fatto era su un ragazzo di 18 anni che purtroppo dopo aver fumato del fumo, di cui non sapeva bene la provenienza, ha avuto un malore, una quasi crisi respiratoria e quindi le condizioni del paziente hanno costretto il trasporto in ospedale. Mi sono capitati diversi casi di utilizzo di droghe, ma soprattutto di alcol. Ho visto macchine su rotonde, capovolte completamente, ho visto ragazzi sdraiati per terra di fianco alla propria automobile, ho visto ragazzi abbandonati per strada dai propri amici perché in stati di ebbrezza molto, molto spinta e quindi gli amici non avevano il coraggio di riportarli a casa e li abbandonavano a bordo strada. Spesso ci chiamano i carabinieri su questi interventi perché passando di ronda vedono queste situazioni e quindi chiamano la centrale e attivano poi l'ambulanza di conseguenza. Avanti ambulanza che lei no, si bagna. Io sto bene. Ok. Adesso. Oh, sei chiamati i miei genitori. Si tratta di una ragazza purtroppo minorenne di soli 16 anni che era completamente piena di alcol, aveva bevuto tantissimo ed è stata rintracciata per strada mentre vagava dai carabinieri che ci hanno chiamato. Quindi l'abbiamo presa, l'abbiamo portata in un ospedale e affidata al personale sanitario. Sono stati avvisati ovviamente, perché minorenne, anche i genitori che si trovavano a fare weekend in montagna per conto loro. Quindi ovviamente dovranno venire loro a ritirare questa ragazza che non era letteralmente più in sé. Purtroppo è in continuo aumento il problema dell'alcolismo nei giovani. Capita spesso alle nostre ambulanze di dover raccogliere in bar, locali e purtroppo spesso anche per strada giovani che non connettono letteralmente più a causa dell'alcol. Rimangono già che non sono ubriachi, di più, poi rimangono già così. Io l'ho visto più di una volta, sta 2-3 ore così e poi si rialza e parte.
Lui si chiama Caligola, ha 17 anni ed è un rapper e tra i suoi coetanei è molto popolare, anche perché ha scritto una canzone